Ringraziamo la società di Caserta per la grandissima disponibilità che ha già dato, ci ha aiutato anche questa mattina mettendoci al proprio agio per aiutarci a sviluppare il nostro lavoro, quindi questo grazie e grazie per le lezioni che ci hanno dato in campo, perché abbiamo incontrato una grande squadra, lo sapevamo, però c'è stata una partita molto utile a noi per capire alcune cose dove noi vogliamo migliorare, anche nel pre-partita l'ho detto, per noi è fondamentale affrontare tutte le partite cercando di capire cosa potremmo fare per arrivare ai play-out, che sono il nostro scudetto, no? Caserta giocherà per vincerlo questo campionato, noi giochiamo per salvarci, ma la neopromossa è una squadra che ha molte difficoltà, questo è il nostro obiettivo e stiamo cercando di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Quindi oggi abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra, abbiamo già delle buone indicazioni, purtroppo per fare ancora meglio qui avremmo dovuto prima di tutto essere al completo, perché per noi Agosta è un giocatore fondamentale, perché senza il nostro lungo in aiuto diventiamo corti, infatti per gran parte della partita purtroppo abbiamo dovuto inventarci qualche quintetto molto basso dove gioco forza abbiamo subito la loro fisicità vicino al canestro, infatti se vedete il rapporto, gli rimbalzi offensivi avversari ci hanno sicuramente condannato, però credo che abbiamo fatto in alcuni momenti della partita delle buone cose, non dico che abbiamo messo in grossa difficoltà Caserta, però in un paio di occasioni li abbiamo un po' costretti a stringere i denti e a giocare una partita intensa per venire fuori. Questo per noi è un grande risultato. Siete entrati due volte, almeno 6 e almeno 7, avete messo molte difese organizzate pure, il giocatore. Abbiamo provato tante cose che sicuramente ci saranno utili nei play-out. Ripeto, purtroppo c'è un giocatore importante, perché nelle nostre rotazioni Agosto è un giocatore importante, è vero che dall'altra parte mancava il signor giocatore, come sa, però per noi, per il nostro piccolo, ha una valenza molto molto più decisiva. Però insomma, sono contento di cosa sta facendo la mia squadra e soprattutto dell'atteggiamento che stanno avendo. Ripeto, c'è tanto da lavorare, siamo agli ultimi in classifica, quindi niente da... Però sono contento di quello che ho visto. Ci sei arrivato uno. Sì, siamo arrivati primi per ora. siamo contenti, è da gusto che lavoriamo tutti i giorni, lo si è visto, sicuramente come tutte le squadre abbiamo avuto degli alti e bassi, però ad oggi nessuno si aspettava di essere qua a commentare il primo posto, che è una cosa bellissima e importante, ovvio che ora non essendo finito niente dobbiamo continuare a lavorare con la massima concentrazione, anzi mettere qualcosa in più, fare qualche extra sforzo per arrivare dove ci piacerebbe essere. È ancora lunga, la partita di oggi è stato un bel segnale, perché intanto è stato bellissimo perché c'era tanto pubblico e è stato importante anche per la squadra, perché all'inizio eravamo un po' troppo contratti, nervosi, ma anche per proprio il colpo d'occhio, quindi ci può stare che qualcuno abbia sentito un po' di più dopo aver visto tante persone, e quindi è stata una cosa secondo me importante. Poi ci siamo messi subito, dopo un paio di minuti ci siamo messi subito nella strada giusta, corretta, soprattutto di testa, e poi tecnicamente abbiamo fatto quello che dovevamo fare dentro la partita, nel nostro piano partita. Quindi siamo stati contentissimi di essere andati avanti così con determinazione. Poi il terzo quarto purtroppo abbiamo sbagliato 4-5 tiri aperti da 3 punti, perché se mettevamo anche quelli andavamo sicuramente più 30, ecco, eravamo più 21 più o meno, se non ricordo male. Niente, ecco, il resto c'è solo da fare un plauso a questi ragazzi, perché oggettivamente lavorano forte. Sì. 3 sconfitte e un bel ruolino di marcia. Beh, nessuno l'avrebbe mai detto. Ecco. Max, come hai visto Alex Ranuzzi contro una squadra più quadrata a differenza dell'esordio con Battipaglia? Guarda, è andato sicuramente bene, però sapevo che la seconda settimana per lui sarebbe stata un po' più dura.
non solo per lui, per tutti i giocatori che devono riprendere. La prima è un po' più semplice, la seconda è dove c'è un calo. Me lo aspettavo, perché poteva esserci, però è stato bravo perché ha trovato energie soprattutto dalla difesa e poi anche segnati in attacco, quindi comunque è stato bravo, quindi è stato positivo anche oggi. Marco si è utilizzato